Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo, credo, settimo episodio della Challenge Lock Pokémon Heart Gold. Scusatemi, c'ho il debito in matematica. Comunque ragazzi, nello scorso episodio, al quale ho fatto alcuni tagli perché era troppo lungo, siamo giunti fino ad Amarantopoli dopo aver sconfitto Chiara. Purtroppo ragazzi, però, nello scorso episodio sono successe anche cose che definirei spiacevoli, come ad esempio la morte di Wally e la perdita di un sacco di catture. Inoltre, rispettando la challenge dello scorso episodio, avete votato nel sondaggio eliminando Vegan. E adesso voi direte: Creepy, butta l'eroina. Perché se Vegan dovrebbe essere morto, ce l'hai in squadra. Perché ragazzi, la challenge di oggi è, non lo so, io ti voglio bene a te che l'hai fatta, è una challenge geniale. In pratica ragazzi, i nostri 4 Pokémon morti tornano in vita e si sostituiscono agli altri 4. Ma ragazzi, la cosa che dà più brio alla situazione è che saranno tutti soullinkati, tutti i Pokémon morti che ora sono vivi saranno soullinkati con i Pokémon effettivi della squadra. E quindi abbiamo, ce li ho segnati, Wally che è soullinkato con Fuji, Mega Power che è soullinkato con Blur, non so più parlare, Vegan con Suocero e Sage con Eredità. Questi sono i Pokémon che abbiamo in squadra, abbiamo il ritorno di tutti i nostri morti, in particolare di Mega Power che è schiattato subito. Mi sono dimenticato di cambiargli il soprannome in minuscolo, fa niente. Ragazzi, per chi non sapesse cosa vuol dire soullinkati, in parole povere, se mi schiatta un Pokémon che ho qua, mi schiatta anche quello con cui è legato. Facciamola breve perché dobbiamo muoverci. Tra l'altro ragazzi, ho l'uovo che si schiuderà a breve. E nulla, in questo episodio andremo a visitare... grazie esistenza. Andremo a visitare Amarantopoli, completeremo tutte le quest, tra le quali la palestra, e poi andremo a fare la cattura al parco nazionale, dovrebbe chiamarsi, sì, perché... Ok, non mandava il tasto. Dimmi con le Pokéball, ti prego. Ok, sì, ne ho abbastanza per ora. Allora, facciamo la cattura innanzitutto qua dentro. Qua ragazzi ci sarà da affrontare Eugenius. E oddio, cattura. Vediamo un po' chi ci viene fuori. Oddio! Questo non lo prenderò mai, però. Mesprit, davvero? No, questo sì, ciao però, raga, questo qua non lo prendo mai nella vita. Allora, confusione non dovrebbe farti troppo male. No, cioè, vedi di non far cagate perché ho... Cazzo, c'è tipo un assorbisfera o qualcosa di strano. Oh, proviamo... Boh, io provo con una Pokéball, raga, così, su due piedi. Sì, ma non entrerà mai... ma questo qua si sta suicidando, questo è un problema. Questo è un problema... ok, vabbè, gli tiro... Ok, se è un coglione, è un coglione di merda. Vabbè, proviamo. Oddio, no! No, lo stavo per prendere! Se l'avessi preso avrei voluto minimo 150 like. Tra l'altro, ragazzi, lasciatelo, mi piace che questa serie sta andando sempre a gonfie vele. E rispondete anche alla domanda del giorno. E io sono un coglione che non ho preso le pozioni, quindi dritti filati al Pokémon Market. Oh, 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 ok. Ok. Ditemi che è randomizzato. Ditemi che è randomizzato, dimmi che è randomizzato. Vaffanculo! Ok, non vale come cattura, raga, lo libero. Perché non essendo randomizzato, sinceramente, non vale. Sapete che io tendo sempre, per le catture non randomizzate, a escluderle a priori dal Nuzlocke. Oggi non metto insieme due frasi, comunque. Libera, perfetto. Intanto vedete lì sotto i nostri Pokémon. Ciao, Fuji! È stato bello. Tra l'altro, ragazzi, Fuji ha rischiato di essere eliminato nell'episodio della volta scorsa. Ah, e comunque non l'ho specificato, ma penso fosse ovvio. Ovviamente dal prossimo episodio torneranno i Pokémon normali, sia chiaro. La regola vale solo per questo episodio, mica che poi ci sono fraintendimenti particolari. Allora, vediamo di prendere qualche pozione, tipo le super pozioni. Ne prendiamo, boh, 5 dovrebbero bastare. Allora, quindi quante catture abbiamo ancora potenzialmente? L'uovo è andato a puttane, quindi boh, penso solo al parco nazionale, ragazzi. Dove spero di trovare il mio quinto membro. Vabbè, qua la torre bruciata purtroppo è andato a puttane, ma non ci posso fare nulla, mi è capitato Mesprit. E tra l'altro si è suicidato, quindi fate un po' voi. Eugenius, eccoti qua, quello lì per informazione nel capo palestra, quello sotto. Mi chiamo Eugenius, sono sulle tracce di un Pokémon chiamato Suicune, che non so chi sia sinceramente. E tu sei?
Creepy, piacere di conoscerti. Dicono che Suicune si aggiri da queste parti, così sono venuto a vedere. O io ti giuro che non lo vedo Suicune, cioè veramente, chissà dove sarà mai. Prova un po' a sbirciare da quel buco sul pavimento. Proprio così, si vede Suicune. Wow, geniale. Potrei anche andare giù a guardarli, ma quelli scapperebbero in un secondo. Ci ho provato tante di quelle volte. Ah no, non è da affrontare adesso, ok. Ho fatto un po' di bordello. Eugenius sarà da affrontare in seguito. Qua c'è la battaglia con rivale. Angelo è qui ma non c'entra un cazzo, perché per ora in palestra non si sarebbe potuto andare, perché c'era appunto Angelo che era qui per aiutare Eugenius, dato che Eugenius aveva scoperto che c'erano sti tipi qua. E poi c'è Silver senza... scusatemi, c'è il Luke senza alcun motivo, direttamente dal Cartoomix, ragazzi. Mi raccomando, ieri ho fatto uscire il video riguardo del Cartoomix. Questo è un regaisio bestemmio Gesù. E nulla, se non l'avete visto, mi raccomando, andatelo a vedere se siete interessati. Non ho curato Vegan, sono un coglione. No, allora, sì, ho allenato un pochino i Pokémon. Non solo i morti, ma anche quelli, diciamo, dell'episodio... quelli normali, in sostanza. Perché, sì, perché il migliore del capo palestra c'è i Pokémon a livello 25, quindi dovevo essere vagamente preparato. Aia. Ok, perfetto, Vegan regge abbastanza bene. Vegan, ricordati che questo qua è il tuo ultimo episodio, sappilo, perché sei stato riportato in vita dal fato incalcolabile. Aiuto. Eccolo il critical, guardalo. Raga, io sinceramente non conosco le... non conoscendo le statistiche di Regice, non so cosa sarebbe meglio farle, sinceramente. Però io vado di ok, perfetto. Come direbbe un famoso detto, a critical dato, critical restituito. Che ovviamente ho inventato adesso, ma questi sono dettagli. Ok. Vegan c'ha solo mosse che confondono, va bene così, io sono perfettamente d'accordo. Aia, ok, stordi pugno e giù. Con chi è? Con suocero, vabbè, ok, perfetto. L'importante, raga, è non perdere Fuji e psicoraggio. Psicoraggio può confondere, se... ok, perfetto, ci può stare. Luxio, switchiamo e mandiamo Sage, che è legato con eredità. Ragazzi, eredità tra l'altro non si è ancora evoluto, non so come sia possibile sta cosa. Luxio a casa. Ah, e tra l'altro mi avete detto anche che in teoria non potrebbe evolversi in Magnezone in questo gioco. Però io tecnicamente avrei facilitato, avrei scelto l'opzione di facilitare le evoluzioni con questi problemi. E quindi, boh, forse dovrebbe evolversi, però sinceramente non sono sicuro, quindi evito di darvi false speranze. Allora, ah, tra l'altro poi qua c'è ancora un po' di roba da esplorare. Qua andiamo qua, ma raga, questi qua se ne vanno subito. Tra l'altro questa scena, se non sbaglio, in Pokémon Cristallo, se non vorrei dire... è molto più bella secondo me, è fatta meglio. C'è tipo una sorta di buco al centro dal quale cadi e finisci in quel... insomma, è più figa. Hai visto anche tu, no? Ho visto Suicune correre come un fulmine proprio davanti a me. L'ho cercato per 10 anni ma non l'avevo mai visto tanto da vicino. Che sfigato, io ci ho messo... boh, quando è che ho iniziato sta serie? 3 settimane di let's play? Cioè, non ti è andata benino, figliolo. Allora, qua ci sarà qualche strumento particolare. Eh sì che c'è qualche strumento particolare. E sì, tra l'altro questi... ah, ma davvero? Pensavo che qua non si trovassero Pokémon, sinceramente. Allora, aspettate, attiviamo il repellente, se ce l'ho, ovviamente. Cosa che dubito, perché io sono sempre esperto nel non prendere cose, e puntualmente nel non repellente. Cristo, raga, spiegatemi nei commenti perché oggi non riesco a parlare. Ok, ho bisogno di forza, forza si ottiene al Monte Scodella. Perfetto, minchia se avessi trovato sto robo qua, che risate. Grazie. Non muore, si ribella al potere. Ok, perfetto, saliamo di sopra. Abbiamo ancora un po' di allenatori da affrontare, visto che abbiamo tempo in questo episodio, in teoria. Direi di affrontarli tutti, tanto la palestra non dovremmo metterci molto, se non ricordo male il percorso è abbastanza semplice. E poi la cattura, beh, la cattura al parco nazionale è easy. Vai, mangiafuoco, Firov, il nostro starter dell'Elimination Nuzlocke, che morirà malamente dopo un calcio in volo diretto sulla cresta. Muori, perfetto, ok, raga, Mega Power. Mi ero dimenticato di quanto fosse forte sto Pokémon. Calcio in volo, devo solo ricordarmi di... ragazzi, sapete quanto semaforo si sia ribellato e abbia provato di rovinarci la serie. Mi raccomando, figliolo, non far cagate. Eruzione, ti prego, muori. In teoria dovrebbe morire perché eruzione full HP. Se non muore così, non lo so, devo sparargli, che ne so. Ok, perfetto. Semaforo per stavolta è stato clemente e non si è ribellato. Ok, vediamo che strumento è questo. Una lastra fiele. Cioè, dovrebbe essere quella del veleno in teoria, la lastra fiele, se non sbaglio. Un altro mangiafuoco, faccio pratica di mangiafuoco alla torre bruciata. Giusto, ha senso, no? Chiedetevi anche perché...
Ma che è? Che questo sguazza e fallisco i calci. Ma che è sta storia? Bello sto cancro. Che è sta storia? Minchia. Ho cominciato a preoccuparmi, raga, sul serio. Dai, però, figa, che due coglioni. Oddio, Gallade sarebbe stata una gran figata, però. Dimmi che qualcuno... vaffanculo, io ve la insegno, tanto siete morti, stronzi. Sì, lo so, sono veramente un allenatore crudele. Spacca roccia, vai così. Vediamo un po'... Ok, sì, perfetto, sono tutti capaci. Uno che... Boh, Sage, se non sbaglio, c'è due mosse di tipo erba. È a sonnifero, ma non la userò mai, tanto sei morto, stronzo, imparala. Olè, perfetto, spacchiamo sta roccia, prendiamo lo strumento e poi penso che si possa andare. Baccabana. Sparatemi nelle palle. Allora, devo rifarmi tutto il giro, tanto un Pokémon fisso che lo incontro. Eccolo qua, Gallade. Tra l'altro Mesprit non l'ho più incontrato, giustamente, no? Allora, fuga, perché ovviamente devo beccare l'unico Mesprit stronzo dell'intera torre che si suicida, tra l'altro. Che poi non ho capito bene... Penso fosse uno strumento quello che aveva. Ecco, puntualmente. Penso fosse uno strumento quello che aveva. Sinceramente ho velocizzato e non me ne sono accorto. In editing probabilmente riguarderò tutto. Non penso fosse un'abilità. Mi cadono le cuffie. Io le odio queste cuffie, veramente. Purtroppo mi si sono spaccate quelle belle. Devo utilizzare gli auricolari. Olè, facciamo riposare la nostra squadra. Siamo in 4, dobbiamo affrontare la palestra. Io ho un terrore di quelli che non potete capire. Ah, che poi tra l'altro ci sarebbe anche la la quest del non è il dojo, è il... Ok, no, sono curioso. Come stracazzo ti chiamavi? Non penso sia dojo. Teatro di danza, perfetto. Perché qui ci sarà una recluta del Team Rocket che andrà sconfitta e poi un tipo dentro ti darà surf a caso così. Wow, bello, sei simpatico, ti do surf. Ok, affrontiamo queste nonnette bellissime che probabilmente vorranno prepararci la cena e vorranno riempirci di cibo a caso. Extra senso subitri, le velocizzo un pochino, ragazzi, come al solito. Cranidos... Avrei potuto usare colpo basso col senno di poi, però raga, Mega Power è troppo forte, quindi può shottare qualsiasi cosa con la forza del pensiero. Wally, ciao, sei tornato, ti voglio bene. Anche per te sarà l'ultimo episodio da protagonista e poi finirai nel dimenticatoio. Mi dispiace, questa challenge mi farà scendere le lacrimucce alla fine dell'episodio perché dovrò dire addio a tutti. Stavolta veramente. Sarà come se mi morissero 4 Pokémon, sarà una cosa inquieta. Avevo dimenticato questa parte di... Porca di quella... Non devo bestemmiare. No, mi ero appunto dimenticato questa parte di palestra. Cioè, non di palestra, di questa particolare feature di questa palestra che praticamente scompare tutto. Tetano! Ok, perfetto. Non riuscivo ad associargli la malattia. Stavo per dire Vaiolo, ma Vaiolo era Emolga. Lui è tetano, ragazzi. È tornato a infestare anche la regione di Yoto. Perfetto. Mega Power... Ok, no, Mega Power è legato con Blur, non famo cazzate. Allora, il percorso dovrebbe essere così per... Figa se c'hai la madre troia. Ok, ricordiamoci che la cosa da fare è così, perché altrimenti io fisso che sbaglio come un coglione, ne faccio due e va. Ho avuto un flashback nella vita reale. Ho avuto un fottuto flashback nella fottuta vita reale. Allora, dovete sapere... Che nella Soul Link a Pokémon Oro Argento io ricordo perfettamente che in questa palestra ci fu un Dugtrio che decimò, e quando dico decimò intendo decimò, la squadra di Luke. Di conseguenza anche la mia. Ho avuto un flashback di questo coso qua che usava il terremoto, sul serio. È stata una cosa impressionante. Brutto colpo, utilissimo tra l'altro adesso. Non è decisamente un technician, allora fermi. Ecco, forse lo svantaggio di avere le scarpe fisse è che ho appunto le scarpe fisse. Allora, vediamo un po' che altro abbiamo qua. Dai, mettiamo Wally davanti e curiamolo che... Che poi che cazzo mi preoccupo io di allenare i Pokémon che poi questi qua muoiono? Ma io sono un coglione, veramente. Allora, aspetta, fatemi vedere come si deve fare. Oh, cazzo, questo è complicato. Devo tornare indietro e fare così. Vincerò, vincere, vinceremo. No, non sono fascisti. Fascista, oddio cosa sto facendo, veramente non riesco più a associare i singolari, i plurali, i maschili e i femminili, vi prego sopprimetemi. Mi hai avvelenato. Oh, mi hai avvelenato, coglione, c'ho facciata. Godo come un mulo, godo come un mulo, guarda come ti schiattano i Pokémon. Muori. Ok, ho avuto paura per un attimo. Nidorina, perfetto, la moglie di Blur che morirà malissimo con Wally. Vediamo un po' se riusciamo a seccarlo sul posto con uno sbricio in mano. Ok, perfetto. Livello 26 per Wally, sono tutti allo stesso livello. Evidentemente c'è qualche malattia che mi porta a... Ah, ok, no, si è solo avvelenato. Cristo. Allora, fermi, fate... Ti prego. Ok, sì.
Mi ero già visto al Pokémon Market a spendere il patrimonio in antidoti. Allora, così. No, cazzo, sto sbagliando tasto. Vai così. No, porca troia, perché? No! No, fai schifo. Fai schifo. Che vita di merda. No, è porco. Ok. Fatemi disattivare le scarpe, perché altrimenti qua non ce la si fa. Corriamo se... Ok, perfetto. Basta, ho disattivato le scarpe così, perché altrimenti sta palestra qua non ce la faccio più. Allora, ok. Ok. Vaffanculo, io lo sapevo. Lo sapevo che stavo sbagliando. Io ne ero convinto, ve lo giuro. Ve lo giuro, ok, perfetto. Quindi, no. Ah, già, hai visto? Vaffanculo, io mi suicido. Hashtag, non lo so, creepy coglione, qualcosa del genere. Inventatelo voi, vi prego. Che vergogna. Ok, eccoci qua, Angelo. Vediamo come doppiarlo. Hai fatto un ottimo lavoro per giungere fin qui. Ad Amarantopoli i Pokémon sono sempre stati riveriti. Si dice che un Pokémon leggendario apparirà per sfidare un allenatore forte e puro. È per questo che mi sono allenato qui in segreto tutta la mia vita. Ora posso vedere ciò che gli altri non vedono. Ciò che vedo è l'ombra di colui che sarà in grado di evocare il Pokémon leggendario. E sono convinto di essere io tale persona. E tu sarai parte del mio addestramento. Ti svelo un segreto, figliolo mio. Kim, caro Kim, sarò io che risveglierò il Pokémon leggendario, un po' come quando il tuo amico si tromba la tua ex ragazza, insomma. No, perché ci avete i cancri? Perché ci avete i cancri? Questo Pokémon è il peggiore che io conosca, allora. Cioè, il cancro, l'AIDS e l'Ebola, le hai tutte, cazzo. Pure la peste bubbonica, muori, vela in puntura, tra l'altro non lo shotterò mai nella vita perché sto coso qua, se non sbaglio, è una buona difesa. Io devo stare zitto. Ok, no, la cosa positiva è che utilizza la pozione su sto Pokémon, che è un cancro. Quindi paradossalmente se dopo c'ha Mew non utilizzerà la pozione su Mew. Velen puntura, vediamo se faccio max damage. Ti mando giù max damage, lo mando giù, signori miei. Questo è Sage, raga, la potenza di questo Pokémon, che tanto è morto. Vabbè, come posso non mandarti contro Vegan, che probabilmente ti magnerà essendo no, ok, pessima. Facciata, muori. Non gli ho fatto nulla, baratto. Cambia la sua abilità. Fatemi capire che abilità ho io adesso. Ah, ok. Potrebbe essere interessante questa abilità. Stordi pugno, muori. Extrasenso, c'hai la madre infame. Stordi pugno. Ok, perfetto. Penso che abbia le mie stesse mosse all'incirca. Cavatemi gli occhi. Che schifo sto capo palestra. Meno male che devi, cazzo, deve presentarsi il Pokémon leggendario. Vedi, i tuoi Pokémon ti sbocca addosso. Arriva, gli sbocca addosso vomito misto a... Ok, no, questo qua non è male. Dicevo, gli sbocca addosso vomito misto a fiamme. Sceptile. Allora, Vegan è associato con suocero, quindi nel caso mi morisse Vegan dovrebbe morire suocero. No, beh, è sempre importante tenerlo presente, perché poi io mi dimentico, giustamente. Poi a un certo punto mi ritrovo senza i migliori Pokémon. Pugno spine. Stab, ok, non mi ha fatto nulla però. Proviamo uno psicoraggio che è stab a sua volta. Non penso di mandarlo giù però. Però un bel po' di danno glielo faccio, ok. Un altro dovrebbe morire. Pugno spine, a meno che non abbia aiuto erba. Ce l'aveva forse, però non ha crittato. E dire che mi sono allenato più di tutti. Bye bye figlio. Perché io non me ne sto mai zitto. Ok, perfetto, adesso dovrebbe essere morto in teoria. Siamo a 18 minuti, wow, pensavo di metterci di più sinceramente. Perfetto, battuto Angelo. Come direbbe Fabio Caressa, Angelo. Eppure la mia potenza, no, aspetta. Eppure la mia potenza combattiva non è certo da meno della tua. No, figurati, ma tu hai qualcosa in più. Tipo dei Pokémon decenti. Porco di quel maledetto creatore. Riceve da Angelo la medaglia nebbia, perfetto. Nebbia come la tua testa nel vedere che sei il prescelto dei... E poi smoccio. E poi smoccio, ma è questo che mi fa ridere. Contiene palla ombra, non contiene palla ombra. Battuta scontata, ma è verità, non contiene palla ombra. Contiene minimizzato, oddio chi cazzo sei, Koga. Tra l'altro ci assomiglia un bordello a Koga, ora che ci penso, Angelo. Angelo. Oh, professor M mi vuole rompere il cazzo per l'uovo. Io farò la merda e attaccherò per sempre. Perché tanto... Cazzo! Minchia, gli ho liberato il Pokémon! Gli ho liberato il Pokémon, che idiota!
Ok, questo è stato un fail della Madonna. Se non sbaglio, mi dava tipo, boh, il condividi esperienza, qualcosa di utile. Sono un coglione. Ok, vabbè, questa qua è la recluta che pensa di insegnare a ballare alla Kimono Girl. Basta con questa danza barbosa, fammi vedere una bella strampadanza. Cosa? È impazzito, ok, perfetto. È totalmente impazzito. Attenzione, sì, la qualità di questo ballerino è impressionante. Proprio. Sta morendo, gli sta venendo un ictus al dito. Ok, mettiamo davanti Wall-E così, totalmente a caso, e affrontiamo questa recluta Rocket che è convinta di saper ballare la bachata, la diaspora, cheat. Vabbè, non ve la spiego sta roba qua. Rachel Artisan che manda in campo Smeargle perché, cioè, lui dipinge, quindi cioè, dipinge il piano del Team Rocket. Sì. Vabbè. Muori, dipingimi la cappella. Un'altra cheat. Questa qua è di un mio vecchio video del video. Quello sui trailer delle vecchie generazioni fatti come se fossero quelli della settima, in cui insultavo tutti i Pokémon, tra i quali Smeargle, al quale dicevo di dipingermi la cappella. Bene. Fatto ciò, direi che possiamo andarcene. E tra l'altro, mo c'è il Veccetto che dovrebbe avvicinarsi e darci surf. Wow, straordinario, sei giovane, ma il coraggio non ti manca. Raramente si vede una cosa simile. Prendi questo, senza complimenti. Cioè, nel senso, i complimenti comunque sono delle parti del corpo sottostanti la bocca che, cioè, sono compli, nel senso che, cioè, deriva da complice, nel senso sono i menti che commettono dei crimini e poi, cioè, ovviamente tra di loro sono complici. Che poi, ovviamente, l'Accademia della Crusca poi ha sbagliato all'anagrafe, cioè non all'anagrafe, all'Accademia della Crusca quando gli hanno preso tanto stato. Vi prego, chiamate qualcuno, fatemi, praticatemi l'eutanasia, qualcosa, non lo so. Percorso 37, la cattura Allora, questi allenatori qua dovrei averli già battuti per l'allenamento. Ok, scusate, non so, oggi non so parlare, non so parlare, è una cosa allucinante, veramente. Non lo so, se volete farmi una colletta per pagarmi una visita da un parlologo, non so come si chiamano, fatelo pure. Parque National du Brasil. Allora, a parte impazzire, ma io ne avrò abbastanza di Pokéball, ma sì, dai. Vediamo un po' di fare la cattura per piacere. Boh, ti vog voglio un buon Pokémon. No, porco di quel. Tagliatemi le vene. Tra l'altro non posso neanche indebolirlo. Quindi, boh, mi sa che vado a sparargli Pokéball di ignoranza sperando che ci entri. Lol, c'è entrato. Zwinab, come lo posso chiamare? Un Pokémon. Pokémon maiale, perfetto. Ma. No, non lo chiamerò sempre Ale. No, non lo chiamo sempre Ale. Lo chiamo Manny come quello dell'era glaciale. Poi quando diventerà Piloswine oppure Mamoswine sarà una figata. Manny, figo, mi piace Manny. Ok, troverete Manny allenato per il prossimo episodio. Io concluderei qua, ma non prima, ragazzi, di aver visto appunto come è conciato il nostro me. Uno strumento Master Ball MT61. Adesso guardiamo anche cos'è quella. Allora, potenzia le mosse non molto efficace, potrebbe essere utile. Il moveset è quello che è. Nebbia che evidentemente ci ha rubato la medaglia senza che ce ne accorgessimo. Andiamo a vedere la medaglia 61. La medaglia, porca puttana. Ok, forza sfera è un'ottima mossa. Vediamo se. No, tanto questi qua sono i Pokémon morti, che faccio? Allora, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Finalmente riesco a fare un episodio di questa serie abbastanza corto. Io spero che vi sia piaciuto, appunto. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, come al solito, consigliatemi delle challenge nella sezione dei commenti delle challenge per il futuro. Che altro? Premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed e passate dai social in descrizione per rimanere invece sempre aggiornati sulla mia vita e in generale per avere qualche contenuto extra a riguardo Pokémon, ma anche non semplicemente Pokémon, anche altre cose. Detto ciò, ci becchiamo in un prossimo video.